Sportiva con Gianfranco Parqueddu, presidente del CONI Piemonte. Il trofeo Swim To, il Gran Prix FIA di Scherma e gli europei di short track. Possiamo dire che dal 2015 Torino non ha mai smesso di essere la capitale europea e mondiale dello sport? Beh, direi che dal 2006, anzi prima del 2006, non ha mai smesso di essere la capitale europea e anche a livello mondiale dello sport. Ci stiamo facendo delle cose straordinarie, questo grazie a un gruppo di dirigenti importanti, grazie a un presidente del CONI nazionale che vuole che Torino rimanga al centro dell'attenzione delle gare, di gare così importanti, e grazie anche a tutto un tessuto amministrativo che ci ha sempre dato una mano, sia dal punto di vista degli impianti, sia dal punto di vista del sostegno alle attività sportive. Oltre ai grandi eventi, lei è impegnato anche a sensibilizzare lo sport nelle scuole, ha presentato pochi mesi fa dei progetti. Come sta andando? È soddisfatto? Beh, direi che sta andando bene, abbiamo avuto un incremento del 30% circa delle adesioni al progetto Sport di Classe, e poi ci sono tutta una serie di progetti del CONI nazionale che stanno andando fortissime, più un paio di progetti nostri del CONI regionale che credo siano un esempio anche sul territorio nazionale. Ricorderei solo uno per tutti, l'Expo Sport e Salute, che quest'anno, cioè nel 2017, riproporremo nel mese di maggio. Grazie. Grazie.